Bentrovati con TG Architettura, iniziamo occupandoci del mercato immobiliare della Svizzera. Una regolamentazione più severa del mercato immobiliare del controverso referendum contro l'immigrazione di massa hanno messo un freno alla corsa del mattone in Svizzera. Lo sostengono gli esperti di Credit Suisse, che avevano invece registrato negli ultimi 5 anni crescite di oltre il 30%. La congiuntura economica e la crescita dell'immigrazione favoriscono ancora la domanda, ma una limitazione del flusso di stranieri potrebbe cambiare la situazione a medio termine. Lo sostengono appunto da Credit Suisse, anche perché i prezzi sono in salita da tempo. Il Consiglio per la promozione del commercio internazionale cinese ha assegnato allo studio newyorkese Link Arc la progettazione del padiglione della Cina per l'Expo di Milano 2015. L'architetto Iken Lu collaborerà a stretto contatto con la Tsinghua University di Pechino per la costruzione del padiglione da 4.600 metri quadrati che è intitolato The Land of Hope. Un nuovo concept con una copertura ondulata, una grande nuvola che accoglie i visitatori all'interno di un volume fluido derivanti dalle fusioni di immagini dello skyline della città sul lato nord e di un paesaggio agricolo a sud. Torniamo in Europa perché a Vienna sta sorgendo un moderno centro multifunzionale conosciuto come Donau City o Danube City, che diventerà l'edificio più alto del paese. La DC Tower One, con i suoi 250 metri di altezza per 60 piani, è caratterizzata su tre lati da un disegno lineare, mentre la quarta facciata, che è poi quella principale, ha una particolare ondulazione e conferisce alla struttura un carattere immateriale, una malleabilità che consente all'edificio di adattarsi alla luce e di rapportarsi all'edificio attiguo, che è alto 44 piani. Terminata pochi mesi fa la piccola ma fascinosa cappella St. Albert the Great a Edimburgo, recupero ambizioso realizzato su un progetto dello studio Simpson & Brown e di sicuro effetto. La nuova cappella si mimetizza quasi nel paesaggio che la circonda e si caratterizza per la sua estetica pulita e minimale. L'elemento principale di questo progetto è costituito dall'abbondanza di luce naturale che si immette negli interni, ricercata dagli architetti attraverso la creazione di una serie di finestre ad angolo, grandi lucernari e specchi per amplificare l'effetto di luminosità.